Allora io avevo fatto una proposta sulla chat per quanto riguarda il ruolo che doveva avere, ci dovrebbe avere l'associazione dopo, diciamo, lei dice la sconfitta, io non dico sconfitta Agnese, è stata una grande vittoria, una parentesi, questa è una grande vittoria, perché senza l'associazione di Alivoli Futura non avremmo scoperto di avere 4.600 persone, 5.600 persone agli Alivoli pulite, pulitissime, non c'è un voto comprato. Noi abbiamo la maggioranza, Agnese, loro hanno la minoranza, perché se togli i voti che loro hanno comprato, che delle promesse che hanno fatto e tutto il resto, non ci dispiacere, loro sono nella illegittimità, Agnese, nella illegittimità costituzionale. Non funziona la magistratura, e questo è il discorso, non funziona la legge, perché se ci fosse stata legge già durante la campagna elettorale si sarebbe dovuto impedire, e noi l'avevamo detto nei comizi, che queste andassero in giro a comprare i voti e a promettere e a imbrogliare la gente. Questo è il discorso, non dobbiamo prenderla così, noi ci dobbiamo invece animare di questa forza che abbiamo avuto, noi dobbiamo avere il coraggio di prenderci la responsabilità di quella gente non dobbiamo deluderla, e noi dobbiamo conquistare quel resto delle persone che sono state costrette ad andare a vendersi il voto, costrette dal bisogno, noi dobbiamo liberare la gente dal bisogno, questa è la verità, la realtà che noi dobbiamo scardinare, Agnese. Vabbè, chiudiamo questa parentesi, voglio dire, io mi sento, come dire, fortemente motivato da questo fatto qua, non ci fosse stata l'associazione Gallipoli Futura, Gallipoli sarebbe stato ancora un disastro peggiore di quello che è, che almeno adesso abbiamo la speranza che questi qua non li cacciamo, secondo me. Ecco, arriviamo dunque, cacciarli che significa? Io ho detto in chat che è importante mobilitare la gente, mobilitare coloro che vivono i problemi della città, quelli che vivono i problemi dell'accesso al porto, quelli che vivono i problemi della litoranea, quelli che vivono i problemi dell'occupazione, della spazzatura, di tutti i problemi del centro storico, dei quartieri periferici, tutta questa gente che vive i problemi veri ogni giorno, che li affronta, deve essere, dobbiamo coinvolgerla, deve sentirsi partecipe, è importante, partecipe. Ecco quando noi dicevamo la democrazia partecipata, perché la democrazia partecipata è differente dalla democrazia rappresentativa, in cui io vado e governo in rappresentanza. La democrazia partecipata significa che deve partecipare la gente, le decisioni spettano alle assemblee popolari, che non ci sono, è vero. Io vi ho detto che dobbiamo costruire consigli popolari. È un obiettivo a cui dobbiamo raggiungere, questo scopo è uno scopo da raggiungere, è un obiettivo da raggiungere. Dobbiamo fare i passi necessari per raggiungerlo. Quando Luigi dice che noi dobbiamo partire adesso, immediatamente, quali sono i prossimi passi da fare, ha ragione lui, noi dobbiamo fare le commissioni interne adesso nell'associazione per perseguire quel progetto futuro che ci deve vedere come associazione popolare, in cui all'interno dell'associazione operano quei gruppi di lavoro, disoccupati, operatori turistici, tutti quei gruppi di lavoro che vivono i problemi di Gallipoli e che hanno tutto l'interesse a che i problemi vengano risolti. Noi dobbiamo già, come dire, funzionare come governo alternativo. Una volta si parlava governo ombra. Ecco, noi dobbiamo raggiungere questo obiettivo, dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per arrivare a questo obiettivo, a questo, perché è l'unica strada. Il resto, ho fiducia alla magistratura, ma voglio dire, insomma, non abbiamo visto il comportamento della magistratura, Flavio, qual è? Cioè, quando tu dici il prefetto, non è il prefetto esegue degli ordini, Flavio, il prefetto esegue degli ordini che vengono dall'alto, in cui hanno detto Flavio Fasano non deve stare in consiglio comunale, non deve diventare sindaco, Flavio Fasano è un rompiscatole per i poteri forti, e i poteri forti comandano anche sul prefetto. Questa è realtà e bisogna dirla, bisogna dirla. Noi che siamo puliti e non abbiamo paura di niente e di nessuno, dobbiamo dirle queste cose, è chiaro? Noi non abbiamo paura dei poteri forti nel momento in cui nell'associazione e fra tutti noi creiamo quell'unità necessaria
necessaria in cui non possono colpire uno, perché devono sapere che colpendo uno colpiscono non solo tutta la situazione, tutta la città, tutta la città. Io per adesso mi fermo qui, invitando a seguire la linea che ha prospettato Luigi, di fare delle commissioni interne di lavoro con l'obiettivo di far partecipare tutta quanta la popolazione, che quando noi parliamo di massa operaria, l'ho detto più volte, parliamo del 99% della popolazione. Noi rappresentiamo il 99% della popolazione, gli interessi del 99% della popolazione, perché questo sistema fatto in questo modo di caos, di corruzione, di malaffare, di problemi per le famiglie, eccetera, hanno interesse soltanto l'1% della popolazione a mantenerlo, quelli che si arricchiscono su questa situazione qua. Grazie. Grazie per il contributo.